Firenze c'ha due simboli, no? Il giglio, ora non ce l'ho un giglio da farti vedere, ma tanto tu sai come l'hai fatto il giglio, e il leone. Il marzocco è pieno di leoni a Firenze, no? Cosa mi rappresenta il leone? Il leone mi rappresenta la forza, la sicurezza, la potenza, e mi è sempre rappresentato così, a diacere con la zampona sopra lo scudo che rappresenta il giglio, che per l'appunto chi non c'è, però in generale è così. A Roma c'avevano la lupa e noi il leone. Addirittura a Roma tenevano le lupe in delle gabbie enormi sotto il Campidoglio. Allora a Firenze dissero: come? Ma allora gli hanno dato permessi per tenere le lupe e noi che si fa? Non si mette nulla? Borda leoni dentro Palazzo Vecchio, leoni che pascolavino liberi per Palazzo Vecchio. Dove li tenevano sti leoni? Li tenevano qui in Via dei Leoni, in delle gabbie che erano qua per l'appunto. Saranno state queste le gabbie? Ma l'aspetto a gabbie ce l'hanno, forse erano queste le gabbie, ora c'è degli uffici. Insomma, dove voglio arrivare con questa storia? Che come ben sai mi garba ragionare a me, eh. Le ragiono che è un piacere, anche da solo ragiono, c'ho sempre ragione. Come tu ben sai, alcune strade, alcune piazze di Firenze prendevano il nome o dalla famiglia che risiedeva in quella piazza o strada, via dei Cerretani, via Guicciardini, oppure prendevano il nome dai mestieri che venivano praticati in quelle vie. Via dei Calzaioli, via degli Speziali, via delle Belle Donne. Via dei Leoni prende nome appunto perché ci stavano leoni. E che vuoi che non ci fosse una leggenda legata a questa via? A me lo dici che sono il campione del mondo, ho la coppa a casa, primo, secondo e terzo pari merito? Un bel giorno, all'improvviso, un leone uscì dalla gabbia. Errore fatale del guardiano, che si vede stava baccagliando una, stava giocando a poker con gli amici, perché non ti può scappare un leone dalla gabbia, Mimmo. A te questo leone, tranquillo, ti immagini la gente per strada. Chi scappava, chi urlava, chi si arrampiava sulle torri, chi si ammazzava direttamente prima di tanto, meglio ammazzarsi da soli e farsi mangiare dai leoni. Il più sereno di tutti era un bambino di un anno e mezzo, che era qui in Via della Ninna, che giocava tranquillamente a palla. Gli si pianta davanti questo leone. Il bambino a un anno e mezzo, ovviamente, non ci chiappa nulla, rimase affascinato da questo micione, no? Disse: guarda bello, ora me lo metto in porta. La mamma a pochi metri di distanza già si strappava la pelle, ci strappava i peli, vai ora il leone mi mangi il figliolo. Invece il leone che fece? Lo prese per la maglietta, coi denti, e lo portò alla mamma. Disse: signora, ecco il bambino, stava giocando a palla a mezzo di strada, è pericoloso, ecco a lei. A quel momento Orlandino, il bambino si chiamava Orlandino, divenne un eroe nazionale, no? Il bambino salvato dal leone, tutti volevano conoscere Orlandino. Orlandino era diventato più importante anche di Michelangelo e Leonardo da Vinci, cioè Orlandino era il sindaco praticamente. Addirittura la mamma, che faceva un po' la fenomena, stabilì un vitalizio da dare appunto a Orlandino, in modo che potesse vivere la sua vita in maniera serena e senza problemi. E da quel momento Orlandino non fece più una beata minchia per tutta la sua vita praticamente. Con il vitalizio, il leone che lo salvò, Orlandino visse felice e contento tutta la sua vita. Cosa ti vuole insegnare questa leggenda? Ti vuole insegnare che se tu dovessi andare allo zoo di Pistoia a vedere leoni con il bambino, butta il figliolo in mezzo alla gabbia di leoni, che se ti riportano il figliolo tu l'ha sistemato per tutta la vita. Va bene? Va bene, via.